collaborazione con Jacqueline Seed diventa sempre più forte, Bottos diventa sempre più partner dei propri fornitori, tale per cui può esercitare un diritto di primo rifiuto per quanto concerne varietà che non sono direttamente consistenti per quanto concerne un discorso real italiano. Ecco quindi che Bottos fa delle prove di adattabilità e le varietà, le cultivar che risultano vincenti da questo punto di vista entrano a far parte del progetto Bottos. È il caso di Jackpot, nuova varietà di Poa Pratensis, quindi definita Kentucky Bluegrass negli Stati Uniti, una varietà di Poa decisamente aggressiva con una produzione di fortissimi rizomi che vanno a colonizzare immediatamente già nella prima fase il terreno, presentando quindi un cortico estremamente robusto, tenace, ideale per quanto concerne la produzione di zolle, così come la formazione di tappeti erbosi ad uso sportivo, così come di giardini erbosi per impiego ornamentale. Jackpot fa parte del ceppo Mid-Atlantic, ha una colorazione medio-intensa, quindi da questo punto di vista si può sposare tranquillamente con l'oietti a colorazione più intensa, quindi decisamente più persistenti e perennanti, così come Festuca rondinacea a colorazione anche leggermente più chiara.